Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. Buongiorno alla compagnia del Don Giovanni, a Valerio Binasco, che debutta come regista direttore del artistico del Teatro Stabile di Torino con questo spettacolo che appunto ha debuttato ieri e sarà in scena fino al 22 aprile. Grazie alla professoressa Franca Bruera dell'Università di Torino con la quale organizziamo il ciclo di retroscena, e cedo la parola perché siamo già un po' ritardati. Immediatamente, eccomi. Bene, allora innanzitutto benvenuti, grazie a tutti. Mi fa molto piacere essere qui con voi, prima cosa che voglio dire. L'intento è quello di conoscere il progetto che sta all'origine dell'allestimento del Don Giovanni, che io ho avuto piacere di vedere ieri, spero appunto che anche voi abbiate già avuto questo piacere e che comunque che ci abbiate insomma prossimamente, che mi ha suggerito tantissime riflessioni ieri sera, mi sono scritto un po' di cose, non so se avremo modo di chiacchierare un po' su tutto, ma... E mi fa piacere che Valerio Binasco abbia scelto proprio il Don Giovanni e che abbia proposto questa sua originale lettura di quello che è uno dei miti fondatori della cultura europea. Ed è, io penso sempre che sia importante interrogarsi sui classici, ma forse la cosa più importante è farci interrogare da loro. E secondo me il progetto di Binasco nasce un po' da questo intento, no? Cioè cercare un po' di capire come i classici possono suggerirci delle prospettive di lettura sempre nuove. Allora, Don Giovanni di Molière lo conosciamo tutti, lo conoscete tutti, come sintetizzare questo monumento insomma, della letteratura europea, non soltanto della letteratura francese, lo sappiamo. Ecco, per la memoria collettiva il seduttore, credo che su questo insomma, siamo tutti d'accordo, molto molto in sintesi è un mito che si sviluppa soprattutto nella letteratura all'inizio dell'epoca, diciamo, dell'epoca barocca, con una doppia sensibilità. Mi fa piacere dire questo perché poi secondo me questo si ritrova nella pièce teatrale che andrete a vedere o che avete già visto. Cioè, da una parte è il simbolo dell'incostanza dei sentimenti umani e dall'altro rappresenta la convinzione che l'uomo ha un suo ruolo nella società e che deve dissimulare la propria personalità se vuole muoversi agevolmente in quella stessa società in cui vive. Ecco, il Don Giovanni di Molière nasce in questo clima, è un'opera indicativa di una certa temperie culturale che è quella che si sviluppa attorno alla corte del Re Sole. Non vado a dilungarmi su questo aspetto che è sicuramente arcinoto. Quello che è interessante è appunto capire che il mito si sviluppa a partire dalla fine del Cinquecento in Europa e che poi si muove in Europa e le rivisitazioni del Don Giovanni sono tanti, i miti del Don Giovanni sono tanti, anche attualmente siamo insomma, a conoscenza di quanto sia fecondo, continua ad essere fecondo questo mito, ma in realtà forse più che questo mito questa importante figura. Dico importante figura perché rispetto a Molière, cosa importante anche da dire è che Don Giovanni risale al 1664-1665. Io non ho nessuna intenzione di fare una lezione, se volete nel secondo semestre faccio un corso sul riso tra Molière e Apollinaire e quindi potete venire al mio corso, quindi non è questo che voglio fare, voglio mettere in risalto alcuni aspetti perché poi andiamo a dialogare attorno a questi aspetti. Perché è interessante questa figura del Don Giovanni come personaggio sul quale investire, sul quale appunto immagino un regista abbia tutte le intenzioni migliori per investire energia. E il fatto che tra le tante figure, consentitemi di dire, forse un po' monomaniacali di Molière, per cui esiste l'avaro, esiste il tartufo, esiste il misantropo, forse
cose, quella di Don Giovanni e quella che, pur essendo, comunque pur facendo parte comunque di questa cerchia di figure monomaniacali, ha tutta una serie di sfaccettature sulle quali credo un regista possa tanto investire. Perché appunto è il seduttore, e non potevo che cominciare a dire Don Giovanni è il seduttore per eccellenza, ma attorno insomma a questa figura del seduttore si sviluppano tutta una serie di altri percorsi, no? E quindi alla figura del seduttore insomma si affiancano tutta una serie di altre sfaccettature, appunto il libertino, il, come dire, l'ingannatore, l'imperitente, lo sbargiasso, l'audace, il generoso, perché sa anche essere generoso nel momento in cui difende, insomma l'abbiamo visto anche ieri sera. E quindi insomma è una figura assolutamente feconda, una figura che consente veramente di riuscire di cercare di operare un lavoro di rilettura e di rivisitazione importante. Ecco, io vorrei subito dare la parola al regista perché ci, innanzitutto ci dicesse perché ha scelto il Don Giovanni. Lo sapevo. Per forza non si può prescindere da questa domanda, perché appunto è una figura straordinaria, una figura difficilissima, immagino sia stato un impegno straordinario da parte tua, e quindi perché hai scelto questo personaggio così difficile, così complesso e così interessante da riproporre al pubblico della contemporaneità? Mi pare che la descrizione che ne hai dato contiene già la risposta. È un personaggio, mi sembra, talmente vivo, no? L'hai descritto un po' così, sminuzzandone le caratteristiche, ma mi dicevi è questo, è quello, è quell'altro, è quella cosa lì, ma è anche quella cosa lì, e cioè è come noi, che siamo un po' tante cose contemporaneamente. Siamo ossessivi per certe cose, siamo meno ossessivi per altre, ci spostiamo la nostra ossessione a seconda di su quali modelli andiamo a plasmarci. Quindi non è mai un buon momento per un regista quando qualcuno gli chiede perché ha fatto una certa scelta, perché un regista fa una scelta non è mai dovuto a un ragionamento. Uno vede un'immagine a volte, no? Legge un i testi sono tutti belli e tutti brutti a seconda di quello che cerchi dentro un testo. Altre volte i testi ti parlano, ti leggi un testo, vedi qualcosa, e io ho avuto alcune immagini che mi sono sembrate importanti per me, per il mio racconto. L'immagine che immediatamente mi ha sedotto è quella di vedere un criminale, che è un uomo in fuga, Don Giovanni, fra le varie cose che è, o che dice di essere. Le cose che mi hanno colpito di più sono le cose che fa in realtà, ed è un uomo che continuamente fugge da qualcosa, fugge dai guai che ha combinato, fugge per il piacere di fuggire. Quindi la prima immagine è stata quella di vedere questo eroe del pensiero, della cultura occidentale, stravaccato su un vecchio materasso come un latitante. È un latitante, è un criminale. Perché fugge? Fugge perché è braccato continuamente dalla legge, dalle persone che vogliono ucciderlo, dalle persone che vogliono vendicarsi. E questa sua condizione di fuggiasco è quella che mi ha fatto venire voglia di raccontare questa favola. Poi, naturalmente, una volta che sono partito da questa prima immagine di un eroe stravaccato sul materasso come se fosse in un covo di latitante, c'è stata anche un'altra immagine che mi ha colpito, che è quella di due amici persi in un bosco sotto la luna e che trovano 10 minuti per raccontare qualcosa della loro intimità e del calore umano che è nascosto dentro un'amicizia complessa come quella che c'è fra Don Giovanni e Sganarello. E più andavo dentro queste immagini, più si tridimensionalizzava la figura, le varie figure che incontra,
E poi, tanto per non essere all'altezza del compito che mi viene assegnato in questo momento, che è di parlare con dei riferimenti culturali importanti del testo di Don Giovanni, poi ho visto un film che è Easy Rider, che mi ha fatto dire, eccolo qui Don Giovanni, e poi mi dire perché, e che ne so, sono immagini, sono... Ho pensato che Don Giovanni era tante cose, perché è un pasticcio, no? Quello che dobbiamo sapere, Don Giovanni viene scritto da Molière per rimediare a un problema che aveva enorme, che lui doveva far funzionare una compagnia, che sì, è vero, aveva l'appoggio del re e quindi poteva essere ben sovvenzionata e ben sostenuta politicamente, ma era un periodo peggio del nostro quasi, il sostegno politico andava e veniva e il re a sua volta non credo che avesse il teatro come prima finalità, quindi doveva ogni tanto ascoltare anche dei cattivi o dei buoni consiglieri. E gli fu proibito da andare in scena con un testo che Molière amava moltissimo, che era Tartufo, che gli permetteva di sputtanare un po' l'ipocrisia dei credenti e dei religiosi. Quindi si trova di fronte a un buco di cartellone e deve scrivere il 448 Don Giovanni e partire con questa nuova avventura. E quando si leggono i testi che parlano della storia di Don Giovanni, tutti puntano un po' il dito, sì, sul fatto che ha creato un archetipo importante, ma nel contempo il dramma è un dramma disorganico, che ci sono tanti piccoli personaggi, che non c'è una vera unità né di luogo, proprio manco a parlarne, ma neanche di azione, non c'è un'unità spirituale. Si risentono delle, come si chiamano, contaminazioni dell'arte, eccetera, eccetera. Vero, tutto vero, è un bellissimo, straordinario pasticcio. Questa è un'altra cosa che mi ha affascinato molto, naturalmente. Mettere le mani in un pasticcio mi rincuora, quindi vabbè, anche se mi viene fuori un pasticcio a me, voglio dire, sono come dire, no? Intonato all'opera. Di fatto è un road movie. Ecco perché è un pasticcio, anticipa in maniera incredibile quelli che poi diventeranno i road movie. E lì ho pensato che allora se è veramente... Che qual è la regola del road movie? Che a sua volta assomiglia un sacco al dramma medievale. Nel dramma medievale c'è un eroe che diventerà santo alla fine, che percorre un sacco di tappe, all'interno di queste tappe conosce della gente, questa gente gli dà degli impulsi negativi o positivi che lui deve sempre assimilare, superare, fino a che piano piano percorre tutti gli scalini di una scala che va verso il paradiso, per parafrasare il Led Zeppelin, e diventa santo. Qua facciamo un percorso opposto, c'è un povero Cristo che vuole fare tutto ciò che gli è possibile fare per percorrere la strada opposta, di tutti gli scalini. È un dramma a tappe che vede come finale un eroe che non diventa un eroe del bene, ma diventa un eroe che si sacrifica in nome di ciò in cui crede, che però assomiglia tantissimo al male, e per lui non si spalancano le porte del paradiso, ma le porte del rivale del paradiso, che è il nostro caro inferno. E quindi ecco che partendo da limitazioni, dal modello dei drammi medievali, che io non capisco perché non li ho mai visti, li ho solo letti, me li immagino un po', penso che fossero molto divertenti, ma l'unico modello che io ho per attingere a questa forma di spettacolo che è a tappe è una forma di cinema che conosco molto bene invece che il road movie. E allora ecco Easy Rider, che cos'è? Il road movie ha una regola stupenda, che ogni tappa che il protagonista raggiunge incontra qualcuno di estremamente interessante, che ha una sua storia, magari la vediamo per un minuto, due minuti, mezzo film, non lo sappiamo, però in quel momento io conosco qualcuno che ha il suo dramma, il suo problema, che è protagonista di una parte di vita che noi non vedremo mai, perché abbiamo solo una parentesi all'interno del viaggio dell'eroe. Lì Molière era un po' manchevole, perché aveva una tale passione per il suo portavoce in quel momento, che era un misto fra Scanarello e Don Giovanni, che si è occupato in maniera un po' formalmente tirata via delle varie figure che Don Giovanni incontra. E invece noi abbiamo voluto dare molta importanza ai ruoli minori. Ognuno di loro ha una storia, ha un'ossessione. Ognuno di questi piccoli personaggi ha qualcosa di importante da raccontarci. E questa è... Quando affrontiamo i classici hanno qualcosa da dirci di molto importante. Noi non c'eravamo quando sono stati scritti, appartengono a un'epoca che i professori conoscono molto bene, i registi un po' meno, gli spettatori pochissimo.
E quindi hanno molte informazioni da darci, noi dobbiamo capire la loro epoca, i loro problemi, la loro quotidianità. E poi però ce li troviamo davanti, dobbiamo metterli in scena. Allora dico, è bellissimo che un'opera di Molière abbia molte cose dell'epoca di Molière da raccontarmi. Però nel frattempo io sono onorato nel dire, Don Giovanni, sei fantastico, ti hanno scritto bene, nonostante qualcuno dice che sei un pasticcio. Ma nel frattempo sono successe tante cose. E queste io te le voglio dire, è successo che ci sono stati i Beatles, e tu non lo sapevi, però te lo devo dire. C'è stato Freud, c'è stato anche Jung persino, c'è stato il cinema, c'è stato il road movie, c'è stato un rinnovamento del linguaggio importante, c'è stato il montaggio. E tutte queste sono cose che dentro un classico possono entrare, e il classico di solito in questi casi è molto ospitale, dice grazie, non lo sapevo, ma è bellissimo che io possa rinnovarmi attraverso questa nuova coscienza narrativa. E allora dico, va bene, Don Giovanni è un tipo complicato, ma non è più complicato di noi, più di te, è complicato quanto noi, ha tutte le nostre contraddizioni. Che cos'ha in più? Ha una forza vitale, straordinaria, che lui orienta verso la distruzione. Non è il primo, non è l'ultimo, non è nemmeno il peggiore che fa questo, e per questo continua ad affascinarci, perché dentro ciascuno di noi c'è una parte di Don Giovanni. Tutte le figure ossessive che si inventa Molière sono una parte di noi. Noi siamo un pochino più bravi a tenere le briglie della sua irresistibile fame di vita. Quando la fame di vita è irresistibile, fa male intorno a sé, produce vittime, produce lacrime, produce sangue. Lo sanno benissimo i bambini, se avessimo loro il potere, no? Basta leggere Il Signore delle Mosche, ma oppure basta guardarli negli occhi un minuto, capiamo di che cosa si tratta. E per quello che ci attira, perché c'è una parte di noi che ha bisogno di quel tipo di liberazione. Il teatro è bello, funziona quando io faccio la pace con i miei sentimenti, quelli fatti di luce e quelli fatti di buio, grazie al fatto che vedo davanti a me un essere umano che li vive fino in fondo. E io in quel caso mi emoziono, perché c'è una parte di me su quel palcoscenico in quel momento. Non ti ho risposto esattamente al perché ho fatto Don Giovanni, ma ti ho risposto quali sono le emozioni che mi hanno attraversato mentre lo facevo. In ultimo, e poi concludo, credo che tutte le persone che sono così disperatamente, violentemente innamorate della vita, nella sua forma non filosofica, nella sua forma non... sto per dire più parola, ma non la dovrei dire, ma l'ho detta, no? La vita come necessità bulimica, la vita come qualcosa da mordere, da mettersi dentro il corpo, la vita da conoscere attraverso una conoscenza tattile e orale, in qualche modo, sensuale. Tutte queste persone hanno un problema nascosto, perché sembra che cantino ogni giorno le lodi della vita, ma dentro di sé conducono una battaglia che ogni giorno comincia e ogni giorno finisce, ma poi ricomincia tutte le mattine, ed è una battaglia personale disperata, perché non ha nessuna possibilità di vittoria, contro una signorina che conosciamo bene, che è la morte. La presenza della morte dentro Don Giovanni non è stata indagata fino in fondo da Molière, ma sappiamo che lui è testimone di un miracolo straordinario che Dio ha creato solo per lui, cioè di una statua che si muove e anche parla, noi non la facciamo parlare, ma su per giù. È tormentato dal pensiero della morte, non la capisce. E chi la capisce? Se qualcuno la capisce, mi alza la mano e me la spiega, io sono affascinato, e da domani smettiamo le repliche, perché abbiamo sbagliato tutto. Ma è un uomo che dentro di sé scopre quello che poi, un'altra cosa che Molière non conosceva, ma gliel'abbiamo detto noi, dico, c'è stato Camus, ha scritto Il mito di Sisifo, non l'ho capito tutto, ma un po' l'ho letto e ci sono cose che mi hanno fortemente emozionato dentro le riflessioni di Camus, che è l'insensatezza dell'esperienza della vita laddove gli esseri umani sono condannati a vivere la loro vita, nella più grande pienezza anche, no? Però non riusciranno mai a capire, mai a fare la pace con la morte. Non c'è religione che tenga, perlomeno. Adesso io ho sposato completamente il punto di vista di Don Giovanni, cioè il prossimo spettacolo che faccio cambio idea, ma in questo momento non posso che essere favorevole.
E Dio non può che essere il ponte che ci vuole mettere in comunicazione con la morte. E lui si rifiuta, dice: la morte è uno sbaglio, è una cosa che non posso accettare. E i bambini lo sanno bene, torno a parlare dei bambini, perché dentro Don Giovanni c'è un bambino nascosto, un bambino sepolto nel corpo. Lo sa che cos'è il buio, lo sa che cos'è la paura, di cosa? Di quella maledetta bastarda che non riguarda solo noi, riguarda anche le persone intorno a noi. Quello è inaccettabile, è inaccettabile. C'è un atto di fede che mi fa dire sì, è accettabile, ma la fede è un dono, e chi non ce l'ha ha il diritto, se non addirittura il dovere, di combattere contro questa mostruosità. E questa battaglia dove porta? Alla vittoria? C'è una sola speranza? No. Ecco allora dove è un eroe quest'uomo, perché è uno sconfitto, ma non si arrende. Io sono uno sconfitto, ma mi sono arreso. Ecco perché vedo in lui qualcuno che dico, sì, io ti seguo, in qualche modo ti capisco, ti amo, ti vorrei raccontare e raccontare e raccontare ancora. È bella la battaglia dei titani, perché non è solo eroica, è anche disperata. Ho finito. Voglio interrogare, però ci proviamo. No, mi guardo bene. Dunque, due cose sono insomma molto interessanti. Primo, appunto, il discorso dell'attualizzazione. Allora magari entriamo davvero nella pièce, entriamo nell'opera. E insomma l'opera si apre, c'è questa sorta di prologo che è una citazione dal cinema muto, no? Molto bella, molto interessante. Qual è la sua funzione? Flesciarvi. Cioè, metterci di fronte a... Sì, perché effettivamente ci troviamo di fronte a questa bellissima... Cosa sta succedendo? Sì. Allora, l'attualizzazione di un testo... Poi mi piacerebbe che parlassero anche gli attori un pochino. Certo. Vabbè, comunque sì, perché loro sono stufissimi di sentirmi dire sempre le stesse cose da mesi. Qualcuno da anni anche. L'attualizzazione di un testo passa attraverso un procedimento, per quanto mi riguarda naturalmente, che è rispettoso del testo, anche se qualche volta va da tutt'altra parte e i difensori d'ufficio dei testi magari si irritano un po', ma vabbè, anche questo fa parte del gioco del teatro. Significa leggere una scena, capirla, dire ok, questa cosa che cos'è? Al di là di una cosa bella, brutta, scritta bene, scritta male, dov'è? Nella mia esperienza, io sono stato vivo un po', ho visto un po' di roba, ho conosciuto un po' di persone, non ho bisogno che siano personaggi, per me i personaggi sono persone, no? Quindi dico, dove l'ho vista sta roba? Cosa mi sta ricordando? Di che cosa sto parlando? In che modo questa cosa può tornare a essere viva sotto i miei occhi senza avere il paravento della cultura, delle forme teatrali, eccetera, eccetera, eccetera? In che modo mi posso difendere dall'alibi del teatro e portare in scena qualcosa che in qualche modo mi ricorda la cosa che preferisco, che è la vita degli uomini, no? Non sempre trovo la risposta, però rispetto il testo in questo senso. Dico, bene, Molière fa esordire la sua opera con uno strano, astruso, assurdo, non perfettamente recitabile, se non riferendosi solo a degli schemi teatrali che appartengono a un'epoca, a uno stile, e io voglio essere libero, sul tabacco di Sgalarello. Cioè, prima di cominciare l'azione, Molière la ferma, e invece di entrare in azione subito, la sua tecnica notevole, perché era un furbastro, era un grande scrittore di teatro, sapeva come ci si relazionava al pubblico, sapeva che si doveva aprire il sipario e come prima cosa confonderli, stupirli un po', cioè dirci subito che tipologia di personaggio era Sganarello e fargli dire delle cose che non c'entravano niente col testo, rallentarlo, fermarlo, bloccare quella roba che invece boom, dovrebbe essere, secondo una modalità di scrittura di scrittori meno scaltri, un entrare immediatamente nelle dinamiche della drammaturgia, no? Dei rapporti drammatici. Ed è una bella pappardella, cioè una pagina intera di disquisizioni assurde, molto divertenti per certi versi, non tantissimo secondo me, però ognuno ha i suoi gusti, sull'uso del tabacco. Naturalmente parliamo del tabacco da fiuto, quindi subito mi poneva, uno, un problema di epoca.
che non volevo rispettare perché non mi interessa, non c'ero, quindi che ne so come era 600, non posso far finta di saperlo. Due, sono un po' come Courbet, quel pittore Courbet. Vi separo, eh? Courbet disse una frase che mi colpì una volta, ma anche se non c'ero neanche quella volta lì, devo dire, ma l'ho letta. Che gli dissero, era un pittore bravo, direi, molto realistico, insomma, no? Molto anatomico qualche volta, e molto censurato ancora adesso su Google, non lo puoi, non ci mettono la peccetta. Ma gli dissero, e lui andava in aperta campagna per voleva i colori veri dei paesaggi, ed era lì che dipingeva, gli dicono, ma Courbet, ma noi siamo una delegazione di contadini, veniamo dal paese qui di un fromage che vorremmo sapere. Abbiamo appena costruito la nostra piccola abside della chiesa, l'abbiamo restaurata, se volesse venire a dipingere gli angeli, che allora erano un pittore lì a Montfromage che non li aveva fatti tanto bene, diceva, li facciamo fare a Courbet che viene da ste parti a dipingere. E Courbet fu molto bello e disse, sì, oh, certo, vengo a dipingere molto volentieri gli angeli, appena ne vedo uno vengo e lo dipingo. Non poteva fare ciò che non sapeva. Ora Courbet cosa? Era integralista in questo, non sapeva che gli angeli non si vedono a occhi aperti, ma forse a occhi chiusi sì, questo aiuta al teatro, ma mi sto divagando un po', scusate. E dice, Binasco, dice che c'è questo inizio sul tabacco che mi portava a un'epoca, non la volevo fare, non la conosco, mi rifiuto di fare il teatro d'epoca, ma noia da morire, subito di Sartorio. Però volevo rispettare l'idea di Molière, che era flesciare gli spettatori come una cosa che non avesse senso e che parlasse di qualcosa che erano fischi per fiaschi rispetto al resto. Ora, se mi metto lì e analizzo la scena, trovo, abbiamo trovato anche dei legami con quello che segue, ma non mi sembravano interessanti. Però ho detto, ok, ci vuole un prologo, non possiamo fare il tabacco, ce ne vuole un altro. E in quei giorni leggevo, salute, Tirso de Molina, che non mi è piaciuto per niente il suo Don Giovanni, però il primo è un po' l'ur Don Giovanni, ma questo inizio bellissimo, dove dice chi siete voi, mentre becca Don Giovanni alle prese con una fanciulla, il padre gli punta la pistola, credo gli puntasse, non mi ricordo, e lui risponde questa frase bellissima, dice chi dovrei essere, sono un uomo con una donna, basta, e poi va avanti e succede di tutto. Ma a me quella frase lì mi sembrava un bellissimo incipit per un prologo del nostro road movie. Però dato che dovevo sentire anche l'epoca, perché comunque nel tabacco da fiuto c'è l'epoca, ho detto beh, facciamo un film muto in costume. E questo è stato un po', come dire, una contaminazione, però più rispettosa di quello che sembra, della tecnica di scrittura di colorà Molière. Anche perché poi c'è uno shock, almeno, puoi dimmi, magari non ho capito assolutamente niente. No, perché poi è molto carino, perché me l'ho detto, perché poi inizia la pièce teatrale, no? Quindi c'è questa prima scena del commendatore, insomma, che si svolge nella città del commendatore, dico giusto, no? Con sì. Che Don Giovanni ha ammazzato sei mesi prima. E poi arriva a Mira vestita da monaca, eccetera, eccetera. E Don Giovanni, a me è piaciuta molto questa immagine, si presenta come se fosse un maniaco seriale. Ho avuto questa è quello, questa è un maniaco seriale, poveraccio. Con questo, insomma, io ho avuto questa impressione di avere a che fare con un maniaco seriale, e seguito da Gianarello che gli porta la valigia. E quindi tu ti chiedi dentro questa valigia che cosa si nasconda, no? Quali armi, quali coltelli, quali rivoltelle, quali strumenti per portare avanti appunto questa sua operazione di maniaco seriale. Questa è la prima immagine che noi abbiamo di un Don Giovanni che così anche appunto di primo acchito ti dà l'impressione di essere un delinquentello, dico bene, così un delinquentello di periferia. No? Sì, questa è l'immagine che io ho avuto, e poi mi è piaciuta appunto questa immagine di serialità che ho avuto nel momento in cui ho visto che partivate con la cartella piena di chissà che cosa, che ci portava avanti a pensare che a tutti gli effetti si trattasse di quello. Ecco, anche qui probabilmente tu mi dirai c'è qualche nesso con qualche forma di
dimensione magari eroica anche che appartiene al cinema. Mi è venuto sì, il cinema, il cinema è ragione, che, certo. Che parlo di. E poi c'è, immediatamente dopo invece sono stata orientata da un'altra parte, perché se nella mia mente pensavo ad una nuova lettura di Don Giovanni, maniaco seriale, eccetera, eccetera, poi in realtà mi sono ritrovata in questo ambiente campano, beneventano, non so, mi veniva in mente tanti ambienti bellissimi che conosciamo appunto in aperta campagna, appunto, dove però non è più il maniaco di prima. E a me pare di più una figura molto attuale, non so come dire, di approfittatore, che promette un po' a tutti, una figura anche molto politica, non so come dire, con tutta una serie di profumi, di odori e di aspetti così molto, molto interessanti, e che appunto promette a tutti un po' in cambio di favori. E qui questo aspetto così di delinquente di periferia mi sembra particolarmente sottolineato proprio dal contesto che si è venuto che è creato dai registi linguistici. E soprattutto, ed è qui che volevo arrivare, il concetto di bestemmia che sta veramente alla base del Don Giovanni, secondo me lo declini in maniera veramente deliziosa, perché la bestemmia contro Dio, o comunque la dimensione metafisica, mi sembra qui molto poco razionalista, perché Don Giovanni non è quello che quel materialista che bestemmia contro Dio, mi sembra che faccia quasi gli scongiuri, cioè che tu abbia comunque dato questo sapore o italianizzato in qualche modo la figura di Don Giovanni, che non è il bestemmiatore razionalissimo che abbiamo conosciuto attraverso la tradizione, ma che si colori di tutto un aspetto così, di tutto un colore locale nostro, italiano, diventando colui che quasi fa degli scongiuri invece. Ma sai, fa di tutto Don Giovanni, poi non possiamo prenderla alla lettera. Cioè proprio la bestemmia. Lui può essere un razionalista. Del razionalismo di Don Giovanni la smonti a pezzettini, ed è molto bello, in questo contesto ci sta che Don Giovanni sia quello che fa gli scongiuri. Mi è sembrato più affascinante che non possiamo mai credergli, mai. Cioè, tu dici, è un razionalista, magari sì, magari no, magari è razionalista, però fa gli scongiuri. È un razionalista che fa gli scongiuri, è uno che dice, non credo in Dio per niente, sono così, sono cosà, si definisce spesso Don Giovanni, fa dei lunghi monologhi noiosi se non si sta attenti, perché definisce se stesso. Io l'ho sempre immaginato, fatto da attori che prendono alla lettera quello che Don Giovanni dice, ma non lo prendiamo, perché Don Giovanni dice una frase e poi ride, dice, ma allora mi prendi in giro, è la verità o no quello che pensi? Ma non lo sa neanche lui, è mosso da forti impulsi che arrivano fino al crimine, arrivano fino alla dannazione, per difendere il diritto a vivere una vita di impulsi, è pronto a morire, e in questo io lo rispetto e lo amo moltissimo, ma non gli do retta mai, ci crede, non ci crede, è uno che dice che non ci crede, come si chiama quello là che non ci crede? O di Freddi, ce n'è uno di quelli lì, no? Che non ci crede, che è tutto razionale, ma io se dovessi interpretare il ruolo di Odi Freddi sarebbe bellissimo che ogni tanto ci crede. Ogni tanto, per il piacere di non essere proprio imprigionato in una... No, come bellissimo scoprire che magari uno che ci crede ogni tanto non ci crede. Quante persone credenti fanno gli scongiuri? Tantissime. Il primo di tutti è Sganarello. Quindi quante persone non credenti ogni tanto credono in qualcosa, non lo sanno. Io credo che il nemico di Don Giovanni non è Dio e basta, è la religione, e ha ragione. No, se c'è una misunderstanding di vecchia come il mondo, è proprio aver fatto diventare Dio, no? Prima un conto che noi siamo all'immagine e somiglianza di Dio, ma poi abbiamo fatto Dio a nostra immagine e somiglianza, e qui direi che insomma il passaggio è abbastanza brusco, mi sembra. Infatti ha bisogno di un governo, di tutta una monarchia, di tutta una serie di carabinieri che sono la religione. Contro quella si scaglia ovviamente il nostro amichetto, ma non va preso sul serio ciò che dice, va preso sul serio solo ciò che fa. La cosa della bestemmia di cui tu mi parli, per Don Giovanni, per Molière è stato un bel guaio. Ha fatto una scena molto all'Acqua di Rose, dove la bestemmia era solo una parola, però la sola parola bestemmia è bastata a censurare
quella scena. Noi non abbiamo più questo problema. È chiaro che dobbiamo andare un po' più in là per poter offrire allo spettatore, se non altro, no, la possibilità di disabbioccarsi per qualche minuto, no? Dico, oh, questo sta bisognando, no, no, tu non dormi. un po' così. E offrire la possibilità di andare fino in fondo. Nel frattempo c'è stato qualcosa, è stato il cinema realistico, la TV realistica, il modo di raccontare le cose realistiche. Quindi senza per questo andare per forza fino in fondo, offrire un po' di più di suspense agli accadimenti. Poi la ragione per cui lo fa, se lui è veramente un razionalista, o lo è perché si diverte a me sembra uno che si diverte a essere tante cose senza essere fino in fondo nessuno, e questo ci somiglia molto. Quindi ci sta che faccia gli scongiuri, come ci sta prima, di brutto, ci sta, perché tutte le contraddizioni mi attirano come una perversione. Nessun personaggio deve essere coerente con se stesso. Senti, ancora una curiosità, poi lasciamo la parola agli attori. Grazie. No, è una curiosità, cioè, il fatto che Don Giovanni sia un giovincello, mi piace questa cosa, perché molto spesso noi ci troviamo di fronte a dei vegliardi, è così. Cioè, lui arriva col suo giubbottino, le sue mani in tasca, non mastica il chewing gum, ma quando? Ah, stasera glielo dico. Quindi che lo mastica, e quindi insomma è proprio un po' il voleggio, te l'ho chiamato un delinquentello. Ma hai ragione, è un delinquentello con dentro l'anima di un povero Cristo, che crede di essere l'anticristo, e va bene. Questa cosa è interessante. Guarda, il Don Giovanni, quello lì che dici tu, viene... Mi separo io. Il Don Giovanni, quello lì della tradizione, chiamiamolo così, di solito sono un po' vecchi per farmi finire. No, in linea di principio, proprio un po' tutte le recitazioni di Don Giovanni, soprattutto quelle novecentesche, ce lo fanno vedere sempre abbastanza attempato. È importante la figura di Don Giovanni attempato, perché dietro a questo, insomma, perché l'età stessa di Don Giovanni conferisce alla vicenda un carattere di confronto con il passato, con la leggenda, eccetera. Guarda, eccetera. Quando una persona arriva a 50 anni più o meno, no? E gli attori giovani, sono d'accordo. Vedi, sto per dire quasi la stessa cosa. Quando uno varca la mitica soglia, soprattutto se è un maschietto, se gli attori sono persone, come insomma ormai è assodato, direi, no? Quindi anche gli attori cadono negli stessi. E quando uno varca la soglia, di solito succedono due o tre faccende importanti. Uno, si mette con una ragazzina di 25 anni. Due, in mancanza si compra la moto. Tre, va a vivere in Australia. Quattro, se è una... Adesso no, chiamo il preside. Non interrompiamo. Sergio, basta, Quarto, se è un attore, decide, arrivato a 50 anni, che vuole fare Amleto oppure Don Giovanni. Quindi cioè, sono arrivato al momento. Siamo meglio, l'umanità è migliore di quello che tu dici. Ma io sto parlando, io parlo di una cosa bella, che di questi qui che non mollano. E quindi lo trovo un inno, un sicuro no, però dimmi. No, Don Giovanni. Ah no, non l'ho letto. L'Onifle di Annuie. No. È esattamente quello che tu dici. L'Onifle di Annuie, degli anni 60. Ed è questo, è proprio un vegliardo che si comporta esattamente come te e che fa una fine meschina, che muore e poi proprio uno dei momenti più piacevoli della sua esistenza di Don Giovanni. E questo mi dispiace. È esattamente questo, proprio alla ricerca di quello che tu dici. Ma cosa dico se quando Paolo parli con Sergio? Lasciamo la parola a Sergio. No. Sergio vuole dirci qualcosa, no. Sei stato bravissimo. No, no. Sì, questo bisogna. Dai, parlaci di quel bellissimo, di quando parli con la luna, di quella bellissima scena. Ma cosa hai visto? No, ma fallo finire, stavo raccontando una cosa. Non avete sentito, ma avevo finito.
Quando parli con la luna, quando parlo con la luna, no, la luna è un problema perché ci sono, quando c'è la luna ci sono i ricatti. Quello è un problema. Di solito quando c'è la luna piena non sta a casa Sganarello, però gli tocca seguire questo, appunto, questo padrone che come è stato descritto, cioè vi potete immaginare stargli appresso, insomma, è faticoso, crea grandi tribolazioni, tante ansie, tanti problemi, tanti spaventi, tanti, ci si diverte anche un po', perché ci si diverte anche un po', però insomma portare a casa la giornata e la pelle, ecco, arrivare a fine giornata, però è andata, anche oggi è andata bene. Oh, basta, non so che dire. Questo è l'avventura di un uomo che ha tante tribolazioni. Ecco. Poi no, una cosa che volevo dire è sulla borsa. Dentro quella borsa ci sono tante cose. E ci sono anche delle caramelle. Adesso parla con Cosa c'è nella borsa? Quale borsa? Quella grossa o quella piccola? Io quella grossa, la borsa delle armi. No, non lo so neanche io cosa c'è lì dentro. Però ci sono anche delle caramelle. Ah sì, è vero, perché abbiamo una volta detto che Don Giovanni è, nei confronti delle sue vittime, un po' come uno che per attrarle nel proprio mondo criminale offre la caramella ai bambini. Cioè, ecco perché poi la sua arte seduttiva si svolge con un'immensa dolcezza, con un'immensa capacità di persuadere la vittima della sua truffa, offrendo alle donne la caramella di una vita romanzesca in qualche modo. Allora gli attori, per non dimenticarsi, hanno messo le caramelle. Vuoi parlarne? Sì, perché mi stavi precedendo con questo intervento. Salve. Allora, io rappresento adesso uno dei personaggi femminili all'interno dell'opera, e l'altra è ovviamente Donna Elvira, che è la protagonista per eccellenza, e poi ci sono Mathurin e Charlotte. Donna Elvira rappresenta la seduzione passata, noi la vediamo entrare in scena, che vuole di nuovo, insomma, il suo uomo, anche perché è stata sedotta e abbandonata, sta per diventare suora, definitivamente. Invece le altre due donne raccontano una seduzione presente, anche se purtroppo non vediamo quella di Mathurin, ma all'interno del testo vediamo quella di Charlotte. Dato che si parlava appunto di seduzione prima, e dato che prima aveva appunto detto che inizialmente Don Giovanni sembra un maniaco seriale, ma poi successivamente qualcosa cambia. Ed è interessante perché è come se successivamente la figura di Don Giovanni possa essere letta dagli occhi di queste donne che vivono la seduzione nel presente. E cioè, da testo il Don Giovanni offre una ricchezza, una nobiltà, quindi per queste donne che sono delle contadine, che vivono in un mondo determinato da Dio, dalla provvidenza, nel senso che sono lì a vivere la loro vita con i loro fidanzati, si sposeranno, cioè Charlotte il giorno dopo si sposerà prima di incontrare Don Giovanni. Per cui che cosa succede? Vivono in questo mondo, arriva questa figura di Don Giovanni, e nell'allestimento che ci ha proposto Valerio non porta questo senso di nobiltà, di aristocrazia, né è un seduttore bellissimo. In tanti allestimenti ora non ho presente questi degli ardi, ma ho presente degli attori molto belli, no? I famosi seduttori arrivano, ti incantano, per cui per me vale la pena cambiare vita. Invece in questo caso quello che il nostro Don Giovanni offre, che poi è interpretato da Gianluca Gobbi, che è un attore assolutamente non convenzionale, questo ci esalta parecchio, quello che offre è un romanzo, cioè una speranza, in un mondo in cui la speranza non esiste minimamente. E non solo offre questa speranza, ma sarà pronto subito dopo a rovinarla per sempre. Quindi queste donne non solo saranno sedotte e abbandonate, ma saranno rovinate, perché quello che offre Don Giovanni è un tema di seduzione brutale, come si diceva all'inizio. Per cui ci si affeziona, a mio avviso, a questi personaggi che fino a un certo punto della loro vita sono stati costretti a vivere, cioè non hanno avuto neanche la consapevolezza di ciò che vivevano, e invece Don Giovanni offre loro la speranza che prima di lui non esisteva. E penso che forse Fulvio potrebbe ricollegarsi con questo tema della seduzione brutale, perché è stata una recente scoperta
No, non è vero, scherzo, ne abbiamo parlato parecchio, quindi penso che possa essere utile per te come appiglio. Grazie. Lei sulla situazione brutale è un po', cioè, adesso mi proprio. Abbiamo parlato un po' di questa cosa qua, abbiamo parlato della figura del Don Giovanni, diciamo, così nella. Perché è molto interessante parlare della figura del Don Giovanni, perché Don Giovanni è l'unica figura mitica che l'Europa moderna abbia prodotto, se si esclude il Faust, no? Invece altre figure mitologiche sono ben presenti nella cultura classica, no? Quindi bisogna un po' mettersi lì e cercare di capire che cos'è che nel Don Giovanni è riuscito ad attrarre così tanto, per così tanti anni e per così tanto tempo, sia la letteratura, sia le persone che vi hanno partecipato intorno, che l'hanno guardata, che l'hanno fruita, che l'hanno vista, no? Sia in ambito teatrale ma anche in ambito letterario. E la cosa è molto curiosa, perché ispira una serie di riflessioni interessanti, nel senso che Don Giovanni è una figura di colui che sfida, cioè di un, diciamo tecnicamente, tracotante, no? direbbero i grecisti, cioè coloro che sfidano gli dèi, no? E in questa sfida c'è qualche cosa di mitico e qualche cosa di incredibilmente ipnotico per l'umanità, no? E quindi coloro che usufruiscono e guardano questo tipo di tracotanza. Perché? Perché tutti i tracotanti hanno una qualità specifica, che è quella della vitalità di tipo furioso. Pensate a Prometeo, pensate ad Aracne, pensate a Marsia, pensate a Sisifo, no? Una vitalità furiosa il cui etimo di furore è fuori dal segno. E la cosa è molto divertente, perché? Perché bisognerebbe chiedersi che cos'è che all'umanità interessa di questa particolare forma di vitalità, che non è una vitalità comune. E per spiegarlo mi piacerebbe fare un esempio, se me lo permettete. Immaginate che, se il Sant'Andrea di Conza Football Club sfidasse, non dico il Real Madrid perché siamo a Torino, immaginiamo, diciamo il Barcellona. Sei tracotante. Se il Sant'Andrea di Conza sfidasse il Barcellona, non potrebbe non pensare consapevolmente di perdere almeno 22-1, giusto? Però se decide di farlo lo stesso, vuol dire che in cuor suo gli 11 giocatori del Sant'Andrea di Conza hanno la assurda speranza di poter vincere. Quindi quando questo esempio ci permette di avere due punti di vista diversi, perché i giocatori del Sant'Andrea di Conza entrerebbero in campo con una vitalità furiosa che mai si è vista prima, ma la cosa divertente è vedere quello che succede sugli spalti, cioè io che pago il biglietto per vedere i 9 gol che farà Messi o l'unico gol che farà il Sant'Andrea di Conza. Immaginate che cosa può succedere in quello stadio. Cioè, ciò che attira al massimo è vedere un gruppo di malati di mente che sfidano un gruppo di dei. E questa è la cosa assurda, cioè quello che rimane della vitalità del Don Giovanni si conclude completamente all'interno della propria umanità, e ciò che rimane a noi uomini, quello che ci ipnotizza, è l'incredibile forza vitale di costoro, che è una vitalità fuori dal comune, cioè ciò che rimane alla vita è solo la vita, oltre la quale non c'è nulla. Voglio citare una cosa, un aneddoto, o perlomeno una testimonianza che ho raccolto ultimamente da un mio compagno dell'università che si è fatto prete. E lui mi diceva, la vicenda del Don Giovanni è tutta quanta proiettata verso un limite estremo, una linea estrema, oltre la quale vi è divieto assoluto ai vivi. Noi non sappiamo qual è l'obiettivo ultimo del Don Giovanni, perché ciò avviene al di là della vita, cioè dopo la morte. Ecco, noi non sappiamo dove il convitato di pietra lo porta, e in quel caso, mi diceva questo mio amico prete, non escludo una premiazione. Ed è divertente, perché concludeva dicendo: ricordo che il più tracotante tra tutti è risorto. Fulvio Pepe. Anche vuoi fare un intervento dei tuoi? Sì. Nemmeno scopriremo quali sono le ragioni per cui è stato scritturato. Farò un intervento da par su. No, se c'è una domanda, rispondo alla domanda. No, una riflessione che ho fatto riguardo il Don Giovanni, ascoltando appunto Valerio, Fulvio, tutti quanti voi, è che ho avuto l'immagine.
Cioè, che per me Don Giovanni è come se fosse un prisma, dove ci sono tanti piccoli io, non c'è, e quindi ogni tanto è come noi, appunto, siamo sfuggevoli. Oggi sono di umore allegro, domani sono arrabbiato, e quindi lui li vive tutti insieme e ha questa forza, non ha paura di vivere tutti. Quindi è un prisma che in qualche modo il prisma illumina. Quindi lui illumina tutto ciò che c'è intorno. E le persone un po' più vili, come il personaggio di Pierrot che interpreto, in qualche modo sono attratte da lui. Perché? Perché è un figo, perché ha più ha coraggio di essere ciò che è. E mentre il personaggio di Pierrot in qualche modo si nasconde dietro a una finta vitalità, ma in realtà ha questa furia, ma non è canalizzata bene, secondo me, perché non lo porta da nessuna parte, lo porta a prendere i schiaffi, lo porta a perdere la donna, e fa molta fatica ad esprimersi, quindi la sua rabbia è un non conoscenza, e quindi si preclude delle strade in qualche modo. E forse la figura di Don Giovanni, stando in scena in queste sere, scopro sempre di più quanto in realtà affascina da personaggio il Don Giovanni, perché comunque, anche se è un antagonista, però io subisco il fascino, perché dico, cavolo, cioè, io prendo gli schiaffi, quindi questa è una cosa molto interessante. E poi riguardo la localizzazione geografica, lei ha citato Benevento, io in realtà sono di provincia di Napoli, ma a Valerio non interessava appunto la precisione del napoletano, oppure, ma bensì un sud del mondo, un sud X, perché anche lì penso che ognuno di noi abbia un sud del mondo, all'interno un sud ipotetico, come se fosse ai confini. Mi sembrava connotato un sud. Sì, diciamo che un napoletano un po' storpiato. Campano, perché comunque sono lì. E quindi dare comunque un suono che rispecchi anche appunto le origini, che Valerio lavora anche su questo, sulla visceralità di noi attori, in questo caso appunto Pierrot, il personaggio era un contadino, quindi, o meglio un disoccupato, come diceva Charlotta, insomma, quindi questo è il... E poi è bello fare questo viaggio, come diceva Valerio, è un viaggio, è un treno, ci sono varie stazioni, e noi ci siamo, c'è la stazione bar dove ci siamo noi che aspettiamo, non so cosa aspettiamo, e il treno passa, la birra. La birra, e questo. Certo. C'è qualcuno che ha domande? Qualcuno che ha visto lo spettacolo, o che non ha ancora visto lo spettacolo, che vuole avere delle... Nessuno. Allora, dunque, c'è una cosa che mi ha colpito che ho letto qua, che tu hai scritto, e che insomma, vorrei che ci dicessi qualche cosa. Parlando di Don Giovanni, dici: questo suo non percepirsi, tra virgolette, nel profondo, questo rifiuto a priori di considerarsi degno di interesse. Degno di interesse la coscienza di sé, mi è piaciuta questa cosa, è una condizione psicologica molto contemporanea, teatralmente interessante, però poco indagato, cioè il fatto stesso che quell'aspetto lì, questa idea appunto di non essere in grado di percepirsi nel profondo, insomma, ti abbia fatto costruire poi il personaggio secondo tutte le sfaccettature, secondo me, che abbiamo detto adesso, che cos'è questo sua incapacità di percepirsi. C'è qualcosa di molto novecentesco, tra virgolette, quello che dici. Abbiamo parlato di psicanalisi, fatto cenno a psicanalisi. Dunque, se c'è una cosa che so che nessuno può descrivere se stesso se non dicendo una marea di sciocchezze. Questo lo so,
sono una delle poche cose di cui non dubito. Cioè, se io porto ciascuno di voi a dire chi sei veramente, tu mi puoi dire cosa fai, cosa hai combinato, mi dici un po' dei tuoi curriculum esistenziali, mi dici qualcosa, i tuoi orientamenti politici, che ne so, però chi sei? Cioè, la tua capacità realmente introspettiva di definirti, di dare una spiegazione ai tuoi comportamenti, sono tutte maschere sociali. Io mi comporto in un certo modo, non so bene fino in fondo perché. Perché amo, perché smetto di amare, cose importanti, no? Perché credo, perché non credo, perché voglio qualcosa, perché non la voglio, non, queste le risposte non le sappiamo, siamo medium di qualche energia che ci attraversa, ma della quale non potremmo dare spiegazioni. Infatti andiamo in analisi per poter cercare di avere una traccia, di avere un ritratto di Dorian Gray che in qualche maniera ci assomigli, per avere un'ombra da qualche parte, che diciamo quello sono io, ma lo sappiamo che mentre lo diciamo è già una maschera nuova che ci stiamo mettendo davanti al volto. Mi è sembrato che Don Giovanni parla molto di sé, ma io non gli credo, proprio perché so che nessuno può davvero parlare di sé. Le ragioni per cui Don Giovanni si comporta così le dice, io credo che tutte le donne devono essere amate, io come faccio a stare con una donna sola quando posso stare con tutte? Ma queste sono fregnacce, cioè sì, sono spiegazioni che non posso dare loro un piedistallo filosofico. Sento che lui vuole fare quella cosa, che le parole gli vengono in aiuto perché è una buona parlantina e allora si definisce in qualche maniera. Per il resto è un uomo perso che non sa cosa sta facendo, non lo sa perché. Se gli dicessero, ma perché stai rovinando Maturina? Perché stai rovinando Charlotte? Perché hai distrutto la vita di Elvira? E perché adesso stai sfidando così tanto Dio dopo che Dio ha fatto muovere le statue per te? Per dire, guarda che io ci sono. E lui dice, proprio perché ci sei io sono più tracotante di te. Perché? E questo perché non può avere una risposta. Non la sa, non lo sappiamo neanche noi. Allora, io non ho voluto fare l'errore che fanno molti miei colleghi narratori, no? Registi o narratori, di dire io il perché, vi spiego perché fa così, perché è, due punti, e finisco la frase, non la so finire, ma non lo so, io cerco di illustrare più che posso la passione, la libido, la disperata necessità di fare quello che fa, dopodiché a ciascuno di voi la risposta, ma questa indeterminatezza nel cogliere la propria coscienza e il suo rifiuto di fare autocoscienza, di fare un'analisi di se stesso, lo rifiuta perché non ha tempo per questo, perché la sua libido non porta a questo, la sua libido è immediatamente entra in azione. Infatti vorrei subito dire che sulla base degli interventi che sono stati prima, la tracotanza, il prisma, no, di cui hanno parlato Lucio e Fulvio, ci può far venire in mente che sia un uomo che persegue un ideale filosofico, un esistenzialista, un che cavolo ne so, quella roba lì che finisce con ista, no? Che ce ne sono tante. Ma non lo è, è qualcuno che segue con un tempo zero fra la sua azione, il suo impulso e la sua libido, è un triangolo in mezzo al quale non c'è niente, c'è soltanto l'azione e la reazione ai suoi desideri, è concentrato in un modo incredibile sul proprio desiderio e agisce continuamente, sfuggendo a se stesso. Se gli chiedessimo, ma perché alla fine accetti la proposta del commendatore che ti dice guarda che se tu vieni da me morirai, e lui dice va bene, vengo lo stesso, cioè perché vuoi morire? No, e allora perché? E lui dice ma che mi chiedi perché? Non mi fa perdere tempo, lo schiaffi se mi chiedi perché, non voglio dei perché, voglio delle cose da fare, è tormentato da non fare. Mi piace l'idea che un po' come abbiamo visto Sherlock Holmes, oppure se conosceste meglio me sarebbe più o meno uguale, no? Quando non c'è qualcosa da fare, io sono come, e non voglio dire una parolaccia, ma immaginatela, niente, preda totale dei miei demoni notturni, del mio desiderio autodistruttivo, di una voglia matta di sfidare la morte sul suo terreno, che è quello che mi farebbe morire. Poi comincio a fare qualcosa e riparte la mia vita. Se mi chiedete perché, e se c'è uno che può saperlo, sono io, perché mi riguarda, io non lo so, e perché lo deve sapere sto poveraccio di Don Giovanni, non lo sa, e questo io sento che ha una componente contemporanea, perché volete un avallo di tipo culturale, ci provo, però sono molto pieno di manchevolezze, perché non mi ricordo più di chi è la frase,
forse Jung, boh, va sempre bene Jung, dice l'unità di una persona è la malattia, la frantumazione in tanti pezzi non sempre collegati fra loro di una persona è la vita. I matti sono perfettamente allineati, hanno pochi, no? Sono totalmente aggregati. La disgregazione dell'io, tante facce, tante parole, tanto casino, un arabesco che non si conclude mai, è la vita. E Don Giovanni è un campione di guai, ma di vita. E quello, di quello abbiamo voluto dare testimonianza. E anche del turbamento che comporta questo arabesco interiore che non va da nessuna parte, perché non va alla lettera da nessuna parte. Una domanda. Benissimo. Nelle ultime cose che ha detto, si ravvisa molto, credo, il Don Giovanni Mozart. Cioè, nelle ultime parole di Binasco si vede questo, da un lato, essere nessuno, essere proiettato alle zone estreme dell'essere, perché di là è la morte, ma di qua non si sa che cosa viene la vita, no? E quindi essere tutto per la fine non essere più niente. E se togliessimo il finalino del corretto di tutti i componenti che in Mozart meno male toccava di mettere almeno una seconda rappresentazione, se guardiamo alla prima forse quello non c'era, ed è quello Don Giovanni, la sfida prometeica al nulla. E mi sembra che la lettura che lei ha dato va un po' in quella direzione. Volevo solo fare ancora un'osservazione. Io ricordo il Don Giovanni di Albertazzi. Che cosa c'è rimasto nel vostro? Spero niente. Anzi, niente. Orgogliosamente niente. Altre domande divertenti così. Io volevo chiedere una cosa che non riguarda Don Giovanni in sé, ma il suo lavoro come regista. Lei in teoria, cioè che io sappia, un po' i suoi attori li va a cercare, un po' a scovare a volte, perché evidentemente sceglie un determinato testo, come in questo caso Don Giovanni, e sicuramente va a cercare un qualcosa che risponda al personaggio, alle persone che lei va a cercare. Ma c'è un minimo comune denominatore degli attori che lei cerca, ingaggia per un determinato spettacolo? Perché ovviamente ogni spettacolo Don Giovanni necessita quei personaggi, quindi nella sua testa e nella sua immagine rispondono a qualcosa. Oppure un altro pezzo di Shakespeare risponderà ad altri. Ma c'è un qualcosa che lei, avendo scelto queste persone e non altre, c'è un motivo che lei cerca nei suoi attori, un minimo comune denominatore, o è il talento che sicuramente ognuno ha, o c'è qualcosa che lei cerca, una luce particolare che cerca nei suoi attori? Passa. Allora, la risposta è divisa in due. La prima parte la rispondo io, l'altra vorrei che rispondessero gli attori. Io ti rispondo quello che so, perché poi la seconda parte non la so. Cioè la so, ma perché sono uno abile a parlare, però non è vero, se ti direi una piccola bugia. La prima parte della risposta è questa: quando io devo lavorare su un testo, ho l'illuminazione di volerlo fare, ho il desiderio di volerlo fare, perché mentre lo leggo, oltre a vedere qualcosa, al materasso per esempio, io ho visto il materasso e ho detto, oh, ci siamo, vedo, mi ricorda qualcuno, non necessariamente l'attore che lo interpreterà, ma qualcuno che conosco, o che ho visto, o che mi sembra di conoscere, che lo conosco con gli occhi aperti e con gli occhi chiusi, però che lo conosco. Se lo conosco, allora lo so, allora posso raccontare la storia, fin dove la mia conoscenza mi permette di andare. Per cui, prima cosa, leggo un testo, questo testo deve tridimensionalizzarsi e io quel personaggio lì, anche se è, che ne so io, no? Mercuzio,
devo averlo visto per strada, devo avergli parlato, oppure devo averlo visto fare qualcosa. Allora dico, quello è Mercuzio, no? E quindi c'è uno scambio fra i personaggi e le persone che incontro nella mia vita, o che ho visto in un film, se sono stati così forti da diventare persone. Questo mi permette, mi fa da ponte in maniera facile, un po' perlomeno abbastanza facile, a cercare poi fra i miei attori preferiti, di cui qui ce n'è una grande parte, fra i miei attori con cui io lavoro molto volentieri, per vari motivi, delle assonanze. Non è la physique du rôle, che non mi interessa per niente, è una forma razzistica, no? Che viene dalla commedia dell'arte e da Lombroso, ma la psych du rôle, o so che ci sono delle risonanze, so che ci sono dei temi che accendono dei temi personali, spesso, molto personali, talvolta. Non so, se dovessi fare, leggendo Elvira, non mi è venuto in mente che Elvira ha il problema di essere una donna abbandonata, mi è sembrato un vecchio problema, che andava bene per la Duparc, che rompeva le scatole, che voleva i ruoli tragici, tipo, guarda, chiedo il meglio di me, allora gli altri, dopo, ti scrivo una roba. Ma mi è venuto in mente che Elvira poteva non solo avere il problema di essere una sposa abbandonata, ma chi si mette con Don Giovanni se non una matta che vuole scappare con un Harley Davidson e derubare gli autogrill insieme a lui di notte? Se non una che vuole scappare dal paesello, parlo dei Dioggi naturalmente, Molière mi guarda a bocca aperta in questo momento e si rivolge a Shakespeare e dice, questo è proprio fuori, dai, fermiamolo. Ma mi ha colpito il fatto che fosse vittima dei fratelli. Allora ho pensato che io avevo voglia di lavorare su quel personaggio lì con un'attrice la cui parola fratello, in un allestimento precedente che avevamo fatto, aveva acceso dei sentimenti. Tant'è vero che l'allestimento precedente si chiamava Antigone, cioè il personaggio era Antigone. Allora, con Giordana stiamo lavorando su un darsi il testimone di personaggio in personaggio, dove c'è qualche cosa che io sento che ha una risonanza, ma io non ho visto in Elvira la moglie che arriva con l'abito da sposa e che sgrida il marito Frederisgrafo, ma una ragazzina la cui vita è rovinata ed è rovinata da due fratelli. Ma l'avete visto che fratelli c'ha? È una roba da non poter credere. Ecco, questi sono i ponti, e questi ponti valgono qualcosa un po' per le varie scelte che io faccio con tutti i personaggi che diventano, che prima sono persone, che diventano persone e poi diventano attori. Però la domanda che mi fai, che è interessante, cosa cerco dentro gli attori, piacerebbe che io esco, faccio un giro, però potessero dirlo, cosa sentono gli attori in rapporto a questo. Con loro lavoro, con molti di loro lavoro da tanti anni. Quindi si saranno fatti un'idea in qualche modo, perché io forse dico delle cose solo per fare un po' il bel imbusto adesso. Se qualcuno di loro ha voglia di dire qualcosa. Ma io così, ecco. E quindi mi sembra chiaro. No, c'è qualcosa che cioè, credo che quello che dica Valerio io lo sento, insomma, lo sento, lo vivo come esperienza, no? C'è una conoscenza comune, sa un mio segreto, forse non sa neanche di saperlo tutto o quale esattamente, però sicuramente sa anche un mio segreto e a me piace condividerlo con lui. Piace non significa che lo condivido con dolcezza o con educazione, perché è un mio segreto, però cerco di farlo con grazia, ecco. E finora finora questa cosa ha dato dei frutti belli per entrambe, per cui probabilmente è ancora valido, ecco. Nel senso che sto parlando di qualche cosa questa cosa non l'ho mai sentita svenduta, non l'ho mai sentita
usata, ma l'ho sempre sentita valorizzata non tanto semplicemente solo da lui, perché il lavoro che facciamo, che cerchiamo di fare, è molto legato all'attore, e quindi ho sentito semmai un incoraggiamento a valorizzarla, quindi a fare il mio lavoro. E proprio per questo, diciamo, mi sembra che non sia, o non lo percepisco come tale, come un rapporto d'uso. Ogni tanto lo percepisco pure come tale, ma queste sono le giornate che sono così, e sono le cose che sono così, e come che quelle giorni. Però fondamentalmente no, e quindi ho sentito, conoscendoci, leggendoci lavorare, magari dopo tempo, anche insieme, ho visto qualche cosa, più che visto, ho intuito, ho sentito qualcosa che è anche difficile da esprimere e che non rappresenta necessariamente, diciamo, non gli posso dare necessariamente un titolo, e quando gli dai un titolo magari svanisce poi quella cosa lì, perché però quella cosa là è una cosa che riuscire a guardarla con lo sguardo più compassionevole, più riuscire a guardarla vicendevolmente tra compagni anche di lavoro è qualche cosa che secondo me caratterizza o vuole caratterizzare il nostro modo di lavorare. Non so se è chiaro, però il tentativo di condividere un'esperienza, un qualche cosa che però diventa, a mio modo di vedere, cifra distintiva di qualche cosa che mi interessa e che mi piace andare a vedere su un palco, rispetto a qualcos'altro che invece, anche rispetto a qualcos'altro dal quale io personalmente sono sempre abbastanza proprio fuggito, a gambe levate rispetto al lavoro. Chiaro. Davvero perché vuole farmi star zitto, perché prima continuava a parlare con me, ma mi disturbava. Poi ti dico. Mi spiace, credo che il tempo sia terminato, però magari presentiamo gli altri attori che sono qua con noi, perché sono stand up. Maturina. Donna Elvira, che non vuole alzarsi. Nicola Pannelli. Vittorio Mammarota. Marta Belli. Grazie. Grazie.